quando ho iniziato a fare questo lavoro sono cresciuto con il mito del settore giovanile dell'Atalanta e ho avuto la fortuna soprattutto di conoscere quello che è per tutti l'icona dei responsabili del settore giovanile, cioè Mino Favini. Devo tanto a lui perché anche che sono cresciuto anche e soprattutto grazie ai suoi consigli, e quindi per me arrivare all'Atalanta è come raggiungere un obiettivo. Ho cercato di applicare anche quello che ho imparato da lui nel ruolo che avevo precedentemente al settore generale dell'Inter e spero di esserci riuscito, quindi per me è un grande orgoglio poter arrivare in questo club prestigioso. Se penso a un aneddoto legato alla mia conoscenza nei confronti di Mino Favini, penso a Gianfranco Matteoli, ovvero a uno dei suoi giocatori preferiti, che non ha vestito la maglia dell'Atalanta ma che è cresciuto nel Como e quindi nella prima epoca di Favini come responsabile di settore giovanile. Gianfranco è un amico e forse il mio fratello maggiore calcisticamente parlando, e mi ricordo che me ne parlava e me ne ha sempre parlato benissimo, e quando la prima volta ho conosciuto Favini mi si è proprio aperto quel file e tutte le parole di Gianfranco si sono poi realizzate, perché ho conosciuto una persona che al di là delle competenze tecniche ovviamente calcistiche era veramente quello che si può definire un secondo padre, così come lo è stato per tanti ragazzi. E dal punto di vista calcistico, poi approfondendo la sua conoscenza, devo dire che tutto quello che Gianfranco mi ha detto ne ha trovato conferma. Una persona eccezionale, e una persona che soprattutto mi ha aiutato a crescere, e quindi oggi entrando qui e vedendo la sua foto, le sue immagini, pensando anche di sedermi idealmente alla scrivania dove lui era stato seduto, mi provoca sicuramente una forte emozione e tantissimo orgoglio, perché solo l'idea di pensare di poter contribuire alla storia dell'Atalanta come ha fatto lui mi fa veramente emozionare. Gli obiettivi quando si lavora con i giovani sono uguali dappertutto, ovvero cercare di fare in modo che ci sia un ambiente bello e adatto a far sì che i ragazzi possano crescere in maniera serena, tranquilla e poi ovviamente magari riuscire a inseguire e coltivare il sogno che tutti hanno quando indossano la maglia dell'Atalanta fin dall'età più giovane. Quindi credo che l'obiettivo di qualsiasi persona, a partire da un responsabile, ma tutte le persone che con uguale importanza entrano in questo centro sportivo, deve essere proprio quello di, con orgoglio, con passione, con senso di appartenenza, con amore verso l'Atalanta, di fare in modo che tutti i giovani che entrano e varcano questo cancello vogliono entrare 10 minuti prima e vogliono uscire 10 minuti dopo, e che quindi stiano bene in questo ambiente.